La mostra di questo mese riguarda un aspetto molto particolare, di dettaglio degli studi che anche questa volta mettiamo gli studi di Marchetti Longhi in esposizione, ha fatto appunto nel periodo d'oro delle sue attività. Riguarda il lavoro sulle carte feudali del Lazio. La più nota, anzi l'unica nota, è quella del feudalesimo nel Lazio nell'anno 1300, che è stata pubblicata in un primo tempo su Kellen Forschungen, poi è stata ristampata più volte, fino a quando non è stata addirittura riprodotta in una grande tavola oggi esistente presso il Museo Bonifaciano e del Lazio Meridionale, che a sua volta poi è stata anche riprodotta in più piccolo formato per comodità delle persone. Marchetti Longhi che cosa ha fatto? Ha disegnato per l'anno 1300, siamo in un periodo tardo rispetto all'introduzione del feudalesimo che risale a 300-400 anni prima, ha ricostruito le varie signorie presenti nel Lazio meridionale, delle famiglie che avevano appunto dei feudi in questa zona. E qui possiamo vedere appunto la presenza dei Colonna, dei Gaetani, degli Stefaneschi, e le varie dei conti di Ceccano, i cosiddetti conti di Ceccano, e così via. Non solo, ma abbiamo la possibilità proprio di poter vedere la dimensione strabocchevole, stradominante di queste signorie feudali in questo territorio del Lazio meridionale. Perché questo? Perché una delle strategie adottate dal papato era quella di porre al confine dei potenti signori fedeli, più o meno fedeli, perché poi nello svilupparsi della politica pontificia non sempre certe famiglie sono rimaste fedeli al papato, e comunque di porre queste famiglie a presidio dei confini meridionali. E questa strategia è continuata per lungo tempo, ovviamente con tutta una serie di variazioni, cambiamenti e così via che sono avvenuti col tempo. Marchetti Longhi ha ricostruito in questa tavola la presenza della signora, ma non si è fermato qui. Dalle testimonianze delle sue carte noi abbiamo ricavato altre tre tavole relative alle signorie presenti, una del 1305 è questa, un'altra del 1415 di un secolo dopo e un'altra della fine del 400 del 1494. Sono tavole che lui ha ricostruito fotograficamente partendo da una pianta della provincia romana, quindi facciamo riferimento a un territorio anteriore al 1927, prima della riforma delle province laziali, che è interessante perché noi abbiamo la possibilità di poter seguire le variazioni territoriali che sono avvenute, che sono importantissime perché nel corso del 300 noi abbiamo una serie di guerre che partono dalla guerra bonifaciana, che segue lo schiaffo d'Anagni e che durerà fino al 1312 circa. Poi una serie di guerre intestine alle varie famiglie, famosa quella dei Ceccano, dei cosiddetti conti di Ceccano, e infine le guerre dello scisma d'Occidente, laddove appunto i Gaetani, Onorato II, tentò di costruirsi una signoria moderna sulla scorta di quello che stava accadendo nelle Marche e nelle altre parti dello Stato Pontificio. Signoria che, come sappiamo tutti, non si attuò perché dopo il termine dello scisma d'Occidente il papato riprese vigore e, come dire, attraverso patti con questi signori riuscì comunque a riaffermare la sua signoria eminente. E tutto questo noi lo possiamo vedere nell'ultima pianta che noi abbiamo della fine del 400, dove le signorie vengono definite e poi nascerà tutto un problema, ma questo non è il caso nostro. Marchetti Longhi, come è noto, ha lavorato molto sul Medioevo laziale, soprattutto del Lazio meridionale e sulla città d'Anagni. Ha prodotto anche una pianta che noi conosciamo perché è stata pubblicata in più occasioni dell'Anagni medievale. Partendo da un noto documento dell'archivio capitolare, la sentenza definizionum confinium paroficiarum, del 1280, ha ricostruito come presumibilmente era l'Anagni del 1280, cioè della fine del XIII secolo, periodo in cui Anagni era sotto, diciamo, il dominio della famiglia Gaetani e era però una libera città, una delle più potenti città del Lazio meridionale.
negli fascicoli dell'archivio di Giuseppe Mercantile, quindi sicuramente ci sono i documenti di riferimento e degli studi, ma oggi forse probabilmente occorrerà riprendere in mano queste carte per poter capire meglio com'era la situazione signorile del tempo.